e lo dico con rispetto davanti a politici di qualunque posizione, noi abbiamo oggi che la più grande azienda del paese in termini di numero di occupati è la politica, che il costo della politica è di 200 rispetto ai 77 in Francia, che le uniche, che abbiamo una pletora di situazioni che andrebbero assolutamente tagliate per recuperare quelle risorse da investire sul futuro. Investimenti in infrastrutture, investimenti in ricerca, investimenti nella scuola, in tutto quello che rappresenta il futuro. Se noi guardiamo oggi, noi vediamo che siamo disorientati, che la politica sta perdendo completamente credibilità agli occhi degli italiani, perché in questi giorni noi leggiamo cose che non hanno niente a che fare con la competitività del paese, con la competitività delle imprese. Non possiamo continuare a confrontarci su quanto guadagnano i calciatori italiani, quanto guadagnano gli uomini della RAI, parliamo tutti i giorni di cose tipo leggi, secondo me non ben fatti, che riguardano le intercettazioni, parliamo province un giorno sì, un giorno no, condono un giorno, la gente è disorientata. Dobbiamo farci promotori di spingere verso un forte cambiamento, tenendo conto che questo è un paese di grandi eccellenze e che può avere una grande crescita davanti se ognuno spingerà facendosi carico delle proprie responsabilità nella stessa direzione. Meno liti, più bene comune, più obiettivi e più spingere insieme per la crescita.